Allora, cosa devo dire dopo? No, è che effettivamente devo sì, fare... Sì, devi spiegare perché sei qui, perché non dovresti essere. Qui perché probabilmente se non facevo quello che ho fatto sarei dall'altra parte. Nel senso che io sono 40 anni che lavoro lavoravo in clinica di riabilitazione, ma non solo particolare, fisica, organica e quindi dovevo condurre una vita, condotto, ma perché lo sentivo, perché mi piaceva, una vita molto zen, quindi molto... A un certo punto mi è successo qualcosa che ho rinnegato e mi sono proprio deviato la strada. Questo il corpo l'ha subito, fisico. Infatti tante vicissitudini mi hanno portato proprio a una morte, un trapasso, con le conseguenze che il caso voleva. Quindi ho fatto mesi d'ospedale, 3 interventi, ho fatto un macello. Sono passato da una situazione molto, molto rigida, molto nel Dharma, nella dottrina, fino a proprio all'esatto opposto. E quindi addirittura nel trapasso ho visto quello che dicevo prima, delle dimensioni, delle realtà che conoscevo da scritto, da sentito, ma non vivere direttamente, è stato molto forte questa cosa qui. Però ho dovuto quasi morire per capire certe cose. Ho fatto, dicevo, mesi di ospedale, mesi di... E mi hanno dato una settimana, dopo qui a Bologna, sono stato anche a Bologna, ho fatto... E io ho accettato la cura medica, nonostante che io ero molto scettico sulla medicina tradizionale, ero molto inquadrato sulla terapia alternativa, no? Come lavoro proprio, cioè, a 360 gradi. E quindi sono uscito, chiaramente devastato dall'ospedale, però ero vivo. Però ho detto, adesso cominciamo a riprendere in mano la situazione, perché o così o se no così, tu scegli quello che hai visto o quello che stai vivendo in questa realtà. E pian piano tante altre cose, ho fatto un altro ricovero all'ospedale, ho fatto un altro intervento molto forte, ogni volta era sempre stato molto intenso. Poi chiaramente mandato addirittura in ospedale, mi hanno detto che la prossima tappa era quella di un trapianto del fegato, quindi basta, vada come la vada. Poi è arrivato un angelo, se ci credete gli angeli, mi ha detto adesso ti porto io. Mi erano già stati dati dei messaggi, però quella volta lì, io praticamente sono uscito dall'ospedale, è arrivato l'angelo, adesso vieni con me in Messico. E sono arrivato in Messico da una settimana di ospedale. Poi c'era qualcuno con me che mi ha visto com'ero. Dopo un anno di e soprattutto da una settimana esci dall'ospedale dopo 3 interventi, io ero disteso sul divano lì e non si riusciva a stare in piedi, passavo il divano. Ecco, vieni con me, fai uno sforzo, se non dici tu, non c'è problema, ho tirato fuori la forza, però anche nella condizione di male la forza è più grande, cioè la forza che ti aiuta a superare ogni forma di stato fisico, mentale, c'è la base, è molto più forte. Qualcuno mi ha visto quando sono arrivato e mi ha detto che così ce la fa arrivare alla fine del tour, no? Vero? Ha già preparato la parata. Ha già preparato qualcosa, così. Non ero preoccupato. Cioè era proprio... E dopo, qui in ospedale mi hanno trovato delle sorte di placche tumorali, due grosse, quindi trapianto normale. E quindi dopo questa grande dimensione, questa grande realtà mi ha
ci ha portato a questo tour, questo trail, incontrare questo essere. Perché allora mi ha detto ha bisogno di un intervento di quelle che diceva lui, cioè chiaramente. E pensate che anni fa, io parlo già di 40 anni fa, quindi quando ho iniziato io a lavorare nel tecnico, in manipolazione così, è stato detto tu arriverai un giorno che tu troverai delle persone che ti insegneranno a lavorare col bisturi di luce. Io ho detto boh, vediamo. Ho avuto la conferma che attraverso un intervento in un posto di magia, quel posto della cupola, dentro a poco tonalto, castello tonalto. Sì, sì, dopo le varie, ho fatto questo intervento e subito ho avuto la sensazione di ripresa, una sensazione che mi aveva condivideva questo angelo, no? Che era con me. Adesso sei a posto, perché anche lei c'ha una visione, adesso sei a posto, io mi sentivo di. No, la sensazione non è quella che dici, beh è bello. Però effettivamente ho detto, c'era ogni giorno che passava sempre di più. Quindi tutto il giro, tutto il viaggio, sempre sta sempre meglio, è venuto fuori un herpes, è venuto fuori di tutto, cioè il corpo dentro adesso va. Tutta sta robazza qua, basta. Ho detto, tutta sta roba qua che c'è dentro, ma non solo fisica, ma anche mentale, a livello tutto, adesso esce. Infatti sono tornato in Italia e ho detto adesso vado a fare una visita all'ospedale dove mi hanno. E quasi il medico mi ha guardato e mi fa, ma guarda qui, uno è sparito e l'altro si è rimpicciolito, proprio sta in fase di regresso. Dopo due settimane sei stato quanto tempo? Dove? In Messico? No, abbiamo fatto due settimane con loro, poi non abbiamo fatto una settimana ai Caraibi. Cioè voglio dire, questo cambiamento è avvenuto in breve tempo. Io non ti so dire se il cambiamento è stato perché ho scelto, ma senz'altro di attribuire a questa cosa molto forte. Che ho sentito dopo il ritorno in Italia che si è aperto non solo, c'è la regressione del malessere fisico, mi ha aperto sempre di più, si parla di cuore, parla di sentire, del sentire, dell'emozione, e adesso sono in fase proprio di grande apertura, quindi è una sorta di ringraziamento e di verifica pratica, proprio reale, cioè non è ho sentito, l'ho letto sul libro, no, è stata un'esperienza concreta, sul campo, e adesso cosa cioè, questo devo dire. Devo dire solo di avere fiducia nella vita, che è un dono meraviglioso, a tutti i livelli che si presenta. Questo è ringrazio Angelo.